Ciao a tutti e bentornati su Infermieri Online, un canale YouTube interamente dedicato al mondo dell'infermieristica. Oggi ci troviamo a Merano, al Medical Center, siamo venuti a trovare un collega per farvi vedere un po' la sua realtà lavorativa. Ciao Ivan! Ciao Paolo! Come stai? Bene, tutto a posto, tu a che? Bene, bene, grazie. Grazie per l'invito. Grazie a voi. Ci accompagni su così vediamo la struttura? Volentieri, faccio strada. Bene ragazzi, dopo aver visto qualche immagine della struttura, facciamo qualche domanda a Ivan. Ivan, che cos'è Medical Center? Allora, Medical Center è una nuova realtà che ci permette di lavorare in ambito privato con tutta una serie di contestualizzazioni nuove. Che cosa vuol dire? Che non riprendiamo quello che è il concetto poliambulatoriale come condivisione di spazi, ma riprendiamo quello che è il concetto di unire più specialistiche in maniera tale da poter seguire il paziente in tutte le sue necessità, ma di dare fondamentalmente il massimo in ogni disciplina. Quindi confezioniamo su misura e personalizziamo il più possibile, quindi una visione il più olistica possibile, di quello che è un percorso terapeutico dove serve. Potresti raccontarci a grandi linee come è nata l'idea, da chi e come è nata l'idea di Medical Center? L'idea mi era nata tanto tempo fa, in realtà adesso noi è dal 2015 che stiamo operando in maniera attiva, ma il progetto è ben più vecchio. E è nata sul fatto che ho sempre avuto la necessità di trovare un posto nel quale inserirmi che avesse delle visioni, che fossero quelle legate agli aspetti di qualità, a quello che è l'etica lavorativa, a quello che vede il paziente come parte centrale del nostro lavoro. Ho girato tanto, come sai, ho vissuto in tante realtà, però non avevo mai trovato quello che mi facesse sentire veramente a casa. A quel punto l'unica soluzione era quella di creare una casa fatta su misura. Fantastico, credo sia la soluzione migliore, no? Se non trovi quello che cerchi, fatelo da solo. Che tipo di servizi offrite all'interno di Medical Center? Allora, i servizi sono tanti e sempre di più, perché adesso che abbiamo ampliato la struttura ci possiamo permettere di inserire nuove figure. Quindi andiamo da quello che è la medicina specialistica, quindi abbiamo la cardiologia, chirurgia vascolare, la ginecologia, ortopedia, dermatologia, internistica e avanti così. E abbracciamo tutte quelle parti anche che sono legate alle discipline sanitarie non mediche. Che cosa vuol dire? Tutta la parte infermieristica, ma tutta la parte di natura psicologica e psicoterapeutica, la fisioterapia, la riabilitazione, la posturologia, la podologia. Chiaramente andiamo su tutto quello che è la parte nutrizionale, avete visto la palestra, per tutto quello che è riabilitazione cardiopolmonare, quello che può essere tutto il discorso legato anche alla corsistica di piccoli gruppi, perché anche lì si personalizza il lavoro. Dopodiché che cosa si fa? Si fa un lavoro di gruppo per scendere con i costi chiaramente che deve sostenere il pubblico, e però mantenendo alta la qualità. Quindi lavoriamo con poche persone, ma che conosciamo molto bene, e le mettiamo sempre in mano a persone che hanno una notevole esperienza in quel settore specifico. Ivan, all'interno di una struttura multidisciplinare come questa, come si colloca la figura professionale dell'infermiere qui? Allora, la figura dell'infermiere secondo me è una figura assolutamente dominante e centrale, nel senso che non prendiamo la figura infermieristica per fare un'assistenza magari allo specialista che rimane finalizzata a quello. La figura qua all'interno della nostra struttura deve essere una figura che è in grado di spostarsi da una disciplina all'altra, ma anche di creare i collegamenti necessari tra le varie discipline, quindi di seguire tutto quello che è anche il percorso, come dicevamo prima, del paziente che si rivolge a noi, e di riuscire a fare tutte quelle cose in autonomia. Ecco perché diventa interessante il lavoro infermieristico in una struttura di questo tipo, perché ha larghissimo margine
di potenzialità di lavorare, perché ci spostiamo da quello che è la formazione, a quello che è l'assistenza domiciliare, a quello che può essere chiaramente l'assistenza specialistica ambulatoriale e tutte quelle parti che si possono chiaramente sviluppare prendendo in considerazione quelle che sono le peculiarità fondamentali e molto interessanti dell'infermiere. È bello vedere che ci sono strutture in cui la professione infermieristica possa essere svolta proprio a 360 gradi in tutto quello che concerne la nostra professione. E soprattutto, scusa se ti interrompo, in autonomia, cioè nel senso che c'è sempre, voglio dire, una parte, ma questo vale per tutte le figure che lavorano all'interno di una struttura, il fatto di avere una parte autonoma e una parte che viene concordata invece sulla base delle necessità che ci sono insieme agli altri. Però è importante che la persona sia in grado di mantenere e gestire questa autonomia e di poter crescere in funzione anche di quelle che sono le cose che piace fare, non solo di quelle che sono da fare. Beh, questi sono comportamenti alla base di un buon team multidisciplinare. Ognuno ha le proprie competenze, le proprie caratteristiche come professionista che poi collabora con altri. E da quello che mi sembra di capire, qui funziona così. Assolutamente, anche perché non ci può essere un rapporto di classe, quindi non ci sono persone che sono sopra e persone che sono sotto, perché sennò dovremmo anche iniziare a decidere dove collochiamo il paziente, dove lo mettiamo in mezzo, in fondo, lo mettiamo in basso. Per noi le persone sono tutte uguali, sono persone che hanno tutte le stesse caratteristiche da un punto di vista umano, dal punto di vista tecnico cambiano in base chiaramente alle specialistiche, ma non metterei mai un ortopedico a fare una visita cardiologica perché mi direbbe non è il mio, perdo quello che è l'essenza della mia disciplina, e quindi sfruttiamo queste competenze qua. Quindi ognuno a modo suo, è un lavoro paritario, ci diamo tutti del tu, e secondo me è un buon modo anche per lavorare insieme e per dirsi le cose che funzionano ma anche quelle che non funzionano in modo tale da poterle migliorare. Il lavoro di squadra ci rende tutti un po' più bravi. Ivan, ci potresti dire chi si rivolge a Medical Center? Ma Medical Center si rivolgono tante figure diverse. Molto spesso si pensa che nel privato ci vadano le persone che hanno bisogno di qualcosa di urgente, perché magari nel pubblico la situazione in questo momento è un po' più lenta e quindi per motivi di attesa. Quello che a noi piace pensare è che chi si rivolge a noi è chi sta cercando qualità, sta cercando risposte efficaci e ha bisogno di essere seguito, ma non solo da un punto di vista sanitario. Perché? Perché è vero che noi cerchiamo specialisti e professionisti che abbiano delle spiccate doti di qualità e soprattutto anche di relazione umana con le persone, che è una cosa che è andata sempre un po' a mancare nel tempo nell'ambito sanitario. Ma ci rivolgiamo anche a tutte quelle realtà che sono le realtà aziendali, facciamo corsi di formazione per le realtà aziendali, dal primo soccorso alla sicurezza sul lavoro, a tutta la parte di problem solving strategico, quindi tante cose nell'ambito lavorativo, tante cose nell'ambito sportivo, le abbiamo sempre fatte e stiamo ampliando l'offerta anche da quel punto di vista. Quindi andiamo da quello che è la necessità di una persona che può dire io voglio fare prevenzione, oppure ho bisogno di capire qual è il problema. Ecco che allora torniamo al discorso che non dobbiamo essere una medicina sintomatica e prescrittiva, quindi non lavoriamo sul sintomo per risolvere il problema momentaneamente, andiamo a ricercare la causa. Uh-huh. Ecco che questo è un lavoro chiaramente più complesso, che richiede più tempo, ma il tempo ce lo prendiamo per andare a fondo. Quindi iniziamo ad abbracciare una platea immensa fondamentalmente. Come avete visto sotto, facciamo servizi d'ambulanza, quindi trasporti, servizi preventivi, quindi sempre di più stiamo allargando i servizi, quindi questa è una parte fondamentale. Ivan, grazie mille veramente. Grazie a voi. È stato un piacere venire e vedere la tua struttura bellissima. E vi lasciamo qui sotto in descrizione tutti i recapiti sociali per trovare Medical Center. Vi ricordo come al solito, se questo video vi è piaciuto, di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale cliccando qui sotto. Ivan, ancora grazie. Grazie a voi. Per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Infermieri Online. Ciao.